Oggi vi mostro come creare queste due scopette della Befana con sorpresa. Per capire dove sta la sorpresa, però, dovrete guardare il video. Due modi semplici per creare degli oggettini barra segnaposto per rendere più carine le vostre festività. Ed ecco l'occorrente per la nostra scopetta della Befana in due versioni, facile e deluxe. La deluxe vi accompagnerà anche quando avrete consumato il dolciume. La facile invece si smonterà consumando il dolciume. Scegliete voi quella che vi piace di più. Ci occorreranno come dolciumi dei Chupa Chups o dei lecca lecca così tondi col bastoncino. Un laccetto rosso, della colla che può essere aceto vinilica o in stick, è indifferente. Un paio di forbici. Io, per accelerare i tempi, uso quelle per il prezzemolo e quelle da cucina che vedrete ci saranno molto utili, ma potete utilizzare anche le forbici normali. Due strisce di carta pacchi. L'importante è che siano alte 7 cm, 7 cm e mezzo. La lunghezza dai 30 cm in poi vanno bene tutte le lunghezze. Gli abbellimenti ci servirà una fustella per renderle dei segnaposto e poi un fiocchetto, sarà necessario in entrambe le versioni. Mentre per la versione deluxe ci occorrerà anche una pignetta, una frondina verde che può essere una foglia di agrifoglio, un pezzettino di abete, quello che vi ritrovate. Poi userò anche un sonaglino della mia scatola dei sonagli. E per la versione deluxe ci occorrerà anche un foglio di carta marrone. Iniziamo subito e iniziamo proprio dalla versione deluxe. E allora prendiamo il nostro Chupa Chups e cominciamo dall'angolino ad avvolgere, vedete, la carta attorno al bastoncino. Ok, partendo dall'angolo, rullo. Arrivati ad un'altezza che mi pare giusta, quindi non so, un 15 centimetri, incollo, voilà, e taglio l'eccesso. Con la colla faccio in modo che la parte finale si chiuda per bene. Quindi con le forbici taglio la parte sommitale, lasciando un cilindro pari da una parte e l'estremità inferiore. Adesso infilo il mio Chupa Chups all'interno del mio bastoncino, ma devo infilarlo in maniera tale che venga poi agevole sfilarlo. Sempre con questa carta taglio due striscioline sottili sottili. Queste striscioline devono fungere da reggi Chupa Chups in modo che non cada, e allora l'importante è che arrivino da una parte all'altra del Chupa Chups. Con un pochino di colla, così sporco la mia carta e l'attacco da una parte e faccio fare il giro a reggere tutto il Chupa Chups in questo verso. Quindi puntino di colla. L'importante è che non sporchiate mai il Chupa Chups e il gambo con la colla. Queste sono striscette da sacrificio, poi queste andranno spezzate. Con l'altra striscetta accrocio dall'altra parte. Metto da parte un attimo questo, prendo una striscia di carta e comincio a sfrangiarla, lasciando 2 cm intonsi, quindi sfrangio fino più o meno, vi faccio vedere con la matita, questo voi non fatelo, ok? Io lo farò con queste forbici in modo da praticare tre tagli in un colpo solo. L'ultimo pezzettino lo tolgo e lo lascio per fare poi l'etichetta del nome.
A questo punto prendo la carta e la appiccico con un punto di colla, celando gli agganci dei nostri Reggi Chupa Chups. Prendo la frangina nei 2 centimetri in cui è unita e comincio a girare, 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 girare attorno al nostro Chupa Chups. E alla fine fissiamo con un puntino di colla, così. È normale che vi venga un po' larga dall'imboccatura, non vi preoccupate, è giusto così, non avete sbagliato nulla. Adesso con le mani sistemiamo un po' le frangine e solamente dopo aver messo a posto più o meno tutte le frangine, pressiamo nelle estremità per farle stare all'ingiù. A questo punto dobbiamo sistemare questa parte e proprio a questo serviva il filo che vi ho fatto prendere. Potete utilizzare anche un normalissimo filo di lana, eh? Con un disavanzo di 10 centimetri tengo la parte inferiore della coda e quindi arrotolo nella parte superiore. Viene bellissimo anche col filo di spago. Voilà! Quando sono a 10 cm circa anche dall'altra parte, annodo. Se volete potete rendere ben saldo questo nodo con un puntino di colla. Quindi verso un puntino di colla su un pezzetto di carta e lo passo qui nella parte retrostante. Voilà, senza sporcare tutta la composizione. Nel frattempo attacco anche il fiocco grande che avevo preparato per rendere super chic la scopa della mia befana e lo attacco proprio sul fiocco piccolo, così. Siccome questo è il modello Deluxe, mi piace inserire anche degli elementi che richiamino ancora alle festività. Con un altro pezzettino di spago leggo un sonaglino, sporco un pochino di colla il rametto di abete e lo inserisco sempre tra il fiocco e la scopetta, così, e poi prendo una pignetta, ma questo ragazzi è del tutto facoltativo, e ne utilizzo soltanto l'apice e utilizzo soltanto la rosellina minuscola che si viene a creare. Se non è troppo minuscola come la voglio io, tolgo qualche altra squametta dalla pigna prima di inserirla con un punto di colla nella mia composizione. E voilà! Adesso possiamo o aver finito oppure bagniamo l'estremità di un laccetto e le fissiamo qui nel buchino in alto della scopa, rendendolo un pendaglietto portafortuna da appendere tutto l'anno. Almeno noi ce l'abbiamo sempre la scopetta della Befana come portafortuna da qualche parte della cucina, non lo so, io la tengo sempre sopra il calendario, non so perché ho questa usanza, che scaccia via con la sua bella scopa tutte le cose nefaste. Ma abbiamo detto che questa potrebbe fungere anche da segnaposto, giusto? Benissimo, quindi prendiamo un pezzettino di carta, taglio gli angolini . Prendo un colore e scrivo il nome del commensale. Chissà che nome avrò scritto io, un a caso. Quindi pratico un buchino e lo infilo qui su. Voilà! E questo è il mio segnaposti deluxe per la Befana, che poi ha la sorpresa dentro, si staccano le due fascette, si possono anche... Se il bimbo è delicato, la persona è delicata, può anche spostarle e tirare fuori il Chupa Chups. E comunque così la scopetta rimarrà sempre con voi
per spazzare via tutte le cose brutte. E allora, come direbbe la Befana, e allora questo poi viene tolto e lei rimane appesa dove volete. Ora, questo è il modello Deluxe. Ora, che ne dite? Facciamo il modello base per chi non ha voglia di tutti questi fronzoli e di tutte queste cose da fare a pochissimo tempo e magari ne deve fare 15? Cominciamo subito. Innanzitutto prendiamo una striscia di carta. Anche qui la lunghezza rimane invariata, unica differenza che la piego e la ripiego su se stessa per più e più volte. Voilà, rimanendo sempre con una piegatura che le forbici riescano a tagliare. Quindi prendo delle forbici e comincio a praticare le sfrangettature. Ok, dopo aver sfrangettato tutto, invece di arrotolare come prima, faccio una cosa più furba. Prendo la colla e intanto appiccico l'una sull'altra la frangia, così. La metto in doppio e l'appiccico. Così devo arrotolare la metà attorno al Chupa Chups. Quindi prendo il Chupa Chups, pratico il primo giro così, e solo dopo il primo giro, per non sporcare di colla il bastoncino, applico un po' di colla. E comincio anche qui ad arrotolare la mia scopetta. Tiro fuori il bastoncino dopo aver arrotolato il primo giro. Poggio a terra la mia frangia e comincio ad arrotolare. Arrivati alla fine, punto di colla. E chiudiamo il giro, sistemiamo le frangine e prima di mettere al centro il Chupa Chups tagliamo gran parte del cilindretto superiore che ci è servito per arrotolare, ma che adesso ci sarebbe di impiccio. Quindi riapriamo, cerchiamo il centro dall'interno, che non sarà difficile da trovare, e inseriamo il Chupa Chups. Voilà. Quindi stringiamo la scopetta attorno al Chupa Chups così. Con un nastrino, io ho sempre il filo di prima, ma voi potete usare anche un nastrino grosso, fate un giro e via. Avvolgo attorno alla mia scopetta e faccio un nodo. Tolgo del tutto l'eccesso, applico il fiocchetto con un punto di colla. Questo è un modello più basico, più piccolino. Anche questo può essere sfilato, non in questo momento che è ancora tutto fresco, ma rimane soltanto la frangina della scopetta, però naturalmente il bastoncino va via. E anche questo ovviamente può diventare un segnaposti inserendo poi la targhettina all'interno del bastoncino e facendolo trovare così a tavola al nostro commensale. Questo è carino perché sta anche in piedi, quindi sono delle scopette autoportanti, diciamo così. Allora, scegliete il grado di difficoltà della vostra scopetta. Pro o base non importa, l'importante è che la Befana lasci traccia di sé nelle vostre case e magari, perché no, sulle vostre tavole, trasformandole in segnaposti semplicemente con un'etichettina removibile, mi raccomando. Naturalmente io preferisco il modello Deluxe perché è proprio un oggettino pensato, fatto in maniera carina, che rimarrà a casa nostra per tutto l'anno. Bene, che la Befana sia prodiga di doni e avara di carbone per tutti voi, vi lascio alle foto. Ciao!